Anche roba online, nonno, su internet, Amazon, eBay, Zalando. Chi sarebbe sta Zalando? Non è un baluchiang adesso, un derusciano. Il 23 e il 24 luglio andrà in scena invece la compagnia teatrale GAF. Allora, un bello spettacolo avete preparato, avete lavorato sodo anche voi. Ci svelate un po', anzi ci sveli un po' il titolo, un po' la trama? Allora, certo, il 23 e il 24, quindi venerdì e sabato, andiamo in scena con la nuova commedia, la figura Love Toast, che praticamente è il proseguio, come si dice adesso, è il sequel della commedia dello scorso anno. Allora, bisogna che spiego un momentino. Lo scorso anno abbiamo scritto una commedia sulla pandemia, diciamo sui nostri comportamenti nell'epoca del Covid. Siccome abbiamo visto che tutto sommato nell'autunno, nell'inverno, nella primavera ci siamo trovati a vivere la stessa situazione, purtroppo, quindi con diciamo lockdown, mascherine e quant'altro, abbiamo pensato di continuare questa esperienza, di prendere quella commedia, di riprenderla dove era terminata lo scorso anno e portarla avanti, quindi riprendere la storia, l'evoluzione della storia. Chiaramente porteremo sempre un pochettino in giro i nostri comportamenti durante questo, purtroppo, questi mesi brutti per tutti, e abbiamo inserito nuovi personaggi e così ci siamo divertiti parecchio. Noi ci stiamo divertendo parecchio nel provarla, e perché noi, la nostra filosofia è questa: noi siamo i nostri primi esigenti spettatori, perché certo ci dobbiamo divertire inizialmente noi per poter trasferire al pubblico questa nostra, diciamo, esperienza di simpatia, di leggerezza. E quindi noi promettiamo il 23 e il 24 due ore di spettacolo, di buon umore, di divertimento e soprattutto di risate. Quindi chi vuol ridere non può mancare alla nostra commedia, la figura Love Toast. I pazienti in terapia intensiva sono passati da 7.500 a 7.498. E capirei aver fatto i guadagni del castagnetto.